Buon pomeriggio, siamo qui presso Publiacqua, la sede di Via Villamagna 39, denominata Anconella, con Daniele Crini, tecnico, e siamo davanti al monumento che ricorda il sacrificio di Carlo Maggiorelli. Daniele, raccontaci cosa è accaduto quella notte. Quella notte, il 4 novembre 66, Carlo rimase sull'impianto per togliere tensione e mettere in sicurezza le macchine dell'acquedotto per garantire fino all'ultimo il servizio pubblico. Sono sacrifici che meritano di essere sicuramente ricordati, come va ricordato l'attaccamento a quello che è un servizio primario come questo.